Questa sessione è intitolata, come vedrete sulla diapo che avrei voluto farvi vedere, anzi avevo una diapo ma è scomparsa. Il titolo è Ormesi e medicina integrativa, sinonimia di un paradigma. Il titolo di questa sessione può sembrare un po' provocatorio, o è stato considerato provocatorio. Così dicono le lingue velenose, talvolta hanno ragione. Il titolo di questa sessione è intenzionalmente provocatorio. Cosa vuol dire ormesi? Ormesi è un termine che conosce bene Dolara, e vuol dire mettere in movimento. E medicina vuol dire quindi stimolazione. Il problema è questo: mettere in movimento, stimolare, implica una prospettiva causale. Mentre l'ormesi non implica questa prospettiva, l'ormesi è il risultato che qualsiasi organismo vivente presenta quando perturbato da un agente esterno, che può essere un'emozione, un sentimento e così via di seguito. In questa sessione ci riferiamo a un farmaco, appunto in senso farmacologico. Qual è la scienza dell'ormesi? È che è quella secondo cui, una volta perturbato, l'organismo vivente tende a contrastare questa perturbazione. E questo è facile da capire per buona parte di voi, ma non per tutti. Ora, la descrizione di un organismo vivente si può fare così: è un non equilibrio dissipativo, uno stato stazionario. Cosa vuol dire non equilibrio? Questo è uno stato di equilibrio, questo è uno stato di non equilibrio, che spontaneamente tende all'equilibrio. Ma tende ma cerca anche di contrastare questo utilizzando l'energia dall'esterno e dall'interno. Cosa vuol dire stazionario? Beh, conoscete l'omeostasi, quindi la concentrazione delle componenti dell'organismo deve essere tempo indipendente. Allora, per i miei studenti, questo è abbastanza facile, è come il principio di Le Châtelet, ma c'è una differenza rispetto all'organismo vivente. Questo principio lavora per i sistemi in equilibrio chimico, funziona per i sistemi in equilibrio chimico. In questo caso siamo in uno stato di non equilibrio. E spesso non c'è solo l'utilizzo di energia, ma bisogna sovraccompensare la perturbazione producendo più energia del necessario. Questa energia può essere utilizzata in due modi. Prima di tutto per riparare il danno all'organismo, e in questo caso c'è un beneficio, perché c'è un effetto benefico e tutti i meccanismi biologici vengono attivati. Ma
Una parte può essere utilizzata per migliorare il meccanismo di difesa. E in questo senso c'è un'evoluzione dell'organismo vivente nel senso di Lamarck, non di Darwin. Lamarck è stato uno dei primi a introdurre l'evoluzionismo all'inizio del XIX secolo. Il punto è un altro. Questo tipo di perturbazione può essere controllata dall'organismo vivente con un effetto benefico quando il numero di molecole è ridotto, ma quando è elevato il sistema è sopraffatto, per cui si ha un processo di inibizione. Il professor Calabrese, che è veramente uno straordinario autore che ha molto scritto sull'ormesi, nella prima presentazione presenterà molti esempi di sul fenomeno dell'ormesi. Allora, per quel che riguarda la medicina integrativa, ha l'obiettivo di riconciliare diversi metodi terapeutici che possono essere divisi in due tipi: metodi terapeutici che hanno l'obiettivo di stimolare l'organismo vivente in modo che si autoguarisca. E questi metodi sono quelli della medicina indiana, cinese, bhutanese, eccetera. E poi nei paesi occidentali, in Europa, abbiamo l'omeopatia e l'omeotossicologia. Un altro metodo inizia dal concetto che la patologia è dovuta a dei meccanismi biologici che non funzionano. E questo in via temporanea o definitiva. La farmacologia sviluppa dei farmaci che inibiscono questi meccanismi. La chirurgia ha l'obiettivo di rimuovere questi meccanismi biologici. Ora, il punto è che l'ormesi è fantastica, ma funziona o no? Può essere utilizzata? E il professor John Ives, del Samuel Institute di Washington, D.C., presenterà delle applicazioni biologiche dell'ormesi. Il professor Dolara della nostra università, buona parte di voi lo conoscono molto bene, vi farà vedere come utilizzando dei metodi biologici molto sofisticati è possibile accertare qual è la risposta biologica del DNA utilizzando delle piccolissime quantità di farmaci a concentrazioni 10-15, 10-15, eccetera. A concentrazioni femtomolari, quindi. Allora, c'è un pensiero di biomedicina dominante, ma l'obiettivo è quello di lavorare con chi pratica la medicina complementare. E questo è un po' anche correlato al titolo provocatorio di questa sessione. La dottoressa Bernardini, alla fine delle relazioni, farà un breve commento sul contrasto fra le evidenze sperimentali dell'ormesi
rispetto a quelli dell'omeopatia. Grazie molto per l'attenzione.